Salve, io sono Antonella Lafaci, lavoro dal 1993 in Istat e attualmente sono un funzionario di amministrazione apicale. Questo lavoro è stato realizzato in sinergia con i colleghi Giuseppe Cinquegrana, ricercatore di secondo livello, e Francesca Feoli, collaboratore tecnico di ricerca. Noi tutti lavoriamo presso la sede Istat REF della Campania. Il poster rappresenta parte di un percorso di ricerca che può essere spunto di ulteriori proliferi approfondimenti. È noto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il programma di investimenti presentato dall'Italia alla Commissione europea nell'ambito del Next Generation EU per motivare l'utilizzo dei fondi messi a disposizione per far fronte alla crisi pandemica provocata dal Covid-19. Partendo dall'obiettivo del PNR di rilanciare l'economia italiana, renderla più competitiva, dinamica ed innovativa, si suggerisce attraverso il poster un'ipotesi di monitoraggio alternativo a quello fornito dalle fonti ufficiali per consentire di valutare l'efficacia e l'efficienza della destinazione dei fondi europei in ambito socio-economico a livello regionale. Il metodo suggerito sono quelli adottati dall'Istat nel calcolo del benessere economico e sociale, utilizzando come fonti statistiche Istat quelle ufficiali e quelle sperimentali. Inoltre, quale punto di riferimento, oltre al rapporto BES e al rapporto SDGS, sono considerate anche fonti esterne all'Istat. Gli indicatori proposti sono il frutto di elaborazioni derivanti dall'analisi delle sei macromissioni contenute nel PNRR, a cui sono associate tre priorità trasversali: donne, giovani e sud. Partendo quindi da un set di indicatori individuato per ogni missione, si procede con l'analisi dei dati utilizzando il programma statistico XLSTAT. Come esempio sono stati esaminati alcuni indicatori afferenti alla missione 1 e alla missione 5. Missione 1. Per stabilire l'esistenza o meno delle relazioni tra le variabili oggetto d'analisi è stata utilizzata la tecnica statistica dell'analisi delle componenti principali, ACP, tecnica adoperata per trattare problemi di natura multidimensionale, il cui scopo è quello di sintetizzare e visualizzare sotto forma geometrica l'insieme delle informazioni analizzate. La tecnica è denominata fattoriale, in quanto il risultato della sintesi delle variabili originarie sono nuove variabili chiamate fattori. L'obiettivo dei metodi fattoriali è dunque la riduzione dello spazio più dimensionale generato dalle variabili osservate sulle unità statistiche, mediante l'individuazione di un numero ridotto di fattori in grado di sintetizzare al meglio l'informazione contenuta nei dati originari. Queste nuove variabili fattori si ottengono come combinazione di lineare delle variabili. I fattori sono ordinati in ordine decrescente. Il primo rappresenta quello più importante, cioè quello che conserva più variabilità. In questo caso, utilizzando il criterio dello screen test, si individuavano i primi quattro fattori che spiegavano quasi il 59% della variabilità cumulata e consentono di sintetizzare le variabili osservate. Per la missione 5 è stata condotta l'analisi per due annualità, 2015 e 2020. Nel poster sono stati inseriti i due grafici BPOLT prodotti. Analizzando questi dati si evince come già nel 2015 al sud era particolarmente grave il fenomeno NEET, cioè i giovani under 35 che non studiano e che non lavorano. Il secondo fattore del grafico, essendo ortogonale al primo e quindi non correlato con quest'ultimo, vede protagoniste le modalità che non risultavano determinanti sul primo fattore. Sul fronte della dispersione scolastica a livello territoriale si confermano i problemi delle regioni meridionali e soprattutto insulari. Il Mezzogiorno nel 2015 presentava tassi di abbandono molto più elevati del resto d'Italia. Il secondo è il BPLOT dell'analisi dati del 2020. Dall'analisi emerge che perdura il divario tra le regioni italiane. Infatti, dopo 5 anni, la situazione è pressoché immutata. Sussiste ancora il gap tra le regioni del centro-nord e quelle del sud. È altrettanto alta, specialmente nel mezzogiorno, la quota di giovani che escono prematuramente dal sistema di istruzione e formazione dopo aver conseguito al più il titolo di scuola secondaria di primo grado.
Il sistema statistico di monitoraggio presentato può essere applicato agli indicatori selezionati per ciascuna missione e potrebbe essere un valido strumento di supporto ai policy maker, sia nazionali sia dei territori, per poter valutare in modo statistico l'efficacia e l'efficienza degli investimenti intrapresi coi fondi del PNRR. La maggior parte delle informazioni sono disponibili a frequenza annuale e sono diffuse talvolta 12 mesi dopo al periodo di riferimento. L'auspicio è che queste differenze temporali siano ridotte quanto prima e che siano resi disponibili indicatori a frequenza trimestrale per costruire un sistema di monitoraggio che possa dare indicazioni rilevanti sull'andamento delle azioni intraprese nel breve termine. Importante sarebbe anche avere la possibilità di estrarre tale sistema statistico di monitoraggio su dati provinciali e comunali e al riguardo un approfondimento maggiormente mirato sulle statistiche sperimentali dell'Istat, come a misura di comune, potrebbero fornire degli elementi utili per lo sviluppo di tale ambito.